Buongiorno e benvenuti al reparto fiati di Scavino. Io sono Andrea, oggi sono in mezzo al parco giochi per ogni trombonista, sostanzialmente perché il gruppo Buffet, ci ha fatto questo grandissimo favore, ci ha mandato in visione ben 8 tromboni professionali della Courtois in vista dell'evento a cui parteciperemo il 4 di giugno a Porta Comaro, dove ci sarà una grandissima esposizione di strumenti, una grande partecipazione di trombonisti con insegnanti e solisti di fama internazionale. Sarà davvero un evento anche divertente, quindi noi avremo la fortuna di portare questi tromboni Courtois. Veramente questo è il gotha della produzione di Courtois al momento. Qui dietro c'è praticamente tutta la serie di tromboni Legend 420. Qui c'è un modello con ritorta chiusa e campana ramata. Questo è un modello con ritorta aperta e campana gialla. C'è il suo cugino, chiamiamolo così, stesso modello, campana gialla ma senza ritorta, sempre cammeggio largo. E qui c'è sempre il Legend 420 ma con ritorta Hagman. Sono strumenti simili tra loro ma con delle caratteristiche, delle sfumature ovviamente diverse. In questo caso volute ovviamente dalla campana con un più alto tenore di rame all'interno, che rende il suono sicuramente più rotondo, gli toglie un po' di punta, un po' di brillantezza. Forse il trombone è perfetto per chi fa il solista o per chi fa il secondo o il terzo trombone in orchestra. La ritorta classica di Courtois, che è davvero un'ottima ritorta sia per la manutenzione che per la sua efficienza. In questo caso, appunto, ritorta aperta molto libera, ma comunque con una configurazione classica. Questo qui senza ritorta, ovviamente un trombone più leggero, più adatto magari per il primo, anche qui per l'attività solistica, e poi appunto quello con la ritorta Hagman. La ritorta Hagman, per chi è trombonista, ovviamente non è niente di nuovo, una ritorta proprio super aperta, dove vedete che il canneggio dello strumento praticamente non subisce curve, il canneggio principale all'interno del corpo ritorta, quindi rende lo strumento molto libero, molto pronto, e ovviamente l'azionamento della ritorta non influisce sulla differenza di emissione. Qui di fronte invece ci sono un po' gli ultimi usciti o degli strumenti un pochino più particolari e anche più rari. Ci sono due modelli di Courtois New York, quindi l'ultimo modello che hanno fatto uscire con campana svitabile, ritorta Hagman, supporto per la mano. Questo trombone ve l'abbiamo già presentato, ormai è conosciuto perché è davvero uno strumento eccezionale. Questo qui è il modello, chiamiamolo base, se così si può dire, con campana gialla, mentre in questo caso la campana è ramata. La differenza sembra poca, ma dopo averlo provato davvero è significativa, perché in questo caso la morbidezza del suono è qualcosa di assurdo. In questo caso, quindi, con la campana gialla, 70% di rame circa e il resto zinco, ha sempre quella brillantezza che lo rende forse ancora più sfruttabile. Il suono di questo qui con la campana ramata, vi assicuro che è davvero bellissimo, morbidissimo. Di nuovo un cugino, chiamiamolo così, di questo New York, è il modello 440, un trombone in realtà molto simile ai Kon 88H, se posso essere sincero. Bisognerebbe chiedere a Courtois quanto si sono ispirati a questo modello. È un modello con ritorta chiusa, quindi anche in questo caso abbastanza tradizionale, campana in red brass, quindi in questo caso c'è davvero molto rame. Non so se si riesce a capire dal video, ma in questo caso la campana è molto più rossa rispetto a questa ramata del modello New York, appunto con campana ramata. Un modello forse più tradizionale, che comunque riesce ad offrire una timbrica, una sonorità davvero unica, un po' dei tempi passati. C'è anche una differenza che ho notato sui lead pipe, perché come potete vedere il bocchino in questo caso entra fino a un certo punto, che è abbastanza profondo, esattamente come sul vecchio con 88H. Se io vado ad inserire il bocchino invece nel Courtois New York, il bocchino entra un po' di meno, quindi vuol dire che questa lead pipe è leggermente più stretta rispetto a quella del 440. Il modello New York ha canneggio conico, che è quello che rende questo strumento davvero unico, e poi dulcis in fundo. Il trombone basso, sempre modello New York, questo è davvero uno strumento raro, la produzione è poca, la qualità è strepitosa. Doppia ritorta Hagman, supporto per la mano,
Campana svitabile, coulisse pesante, non stiamo qui ad elencare tutte queste caratteristiche. Una è notevolissima, davvero la pompa di intonazione della seconda ritorta è doppia, quindi si può teoricamente anche sostituire per rendere il trombone basso sfruttabile e suonabile in altre tonalità. Immaginate la difficoltà che c'è dietro alla costruzione di un sistema del genere, questo è davvero uno strumento raffinatissimo. Avete la possibilità fino a inizio giugno di passare qui in reparto da Scavino Musica per divertirvi con questi strumenti, conoscerli e soprattutto confrontarli. Vi aspetto.